vincere su questo gioco devi torturare e fare degli esperimenti assurdi sul tuo personaggio e farlo morire. Vi rendete conto? Sono esattamente io con Marcello. Dopo aver superato dei livelli fuori di testa pieni di armi e trappole illegali che useremo per vincere, entreremo in un mondo che vi lascerà a bocca aperta perché è famosissimo. Ma niente spoiler. Siete curiosi di vedere tutte le torture illegali che faremo al nostro personaggio per vincere e soprattutto cosa succederà nell'ultimo livello? Restate con me fino alla fine per scoprirlo. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. In questo gioco devi letteralmente morire! Kawabanga! Volevo portare Suicide Guy, ossia questo gioco da un sacco di tempo, lo hanno aggiornato e quindi eccoci qui a morire per vincere. Stiamo salendo sul tetto di un treno, vabbè, ammazzarsi qui è facile, basta saltare, boom! Dal treno... In corsa? Mi sa di no. Mi sa che non ha funzionato. Trenino, per favore, aspettami. Come ho fatto a sopravvivere? Ah! Ok, scherzavo. Oh, quello che vedo lì mi piace parecchio, perché anche nei miei laboratori ho queste seghe elettriche gigantesche per tagliare Marcello. Ma questa volta dovrò tagliarmi io. Posso passare? Mi sa di no. Aspetta, posso trascinare questi? Come faccio a trascinarli? Ah, devo prenderli a testate, ho capito. Posso fare una cosa fighissima, guardate. Ditemi che non è fantastico. Ao, 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 ao. E tunz, tunz, para, para. Tunz, senti, sposta sto coso. Fantastico, lo mettiamo qui, che devo andarmi a tagliare con una sega elettrica, ok? Molto, molto piano. Cos'è? Una mazza? No, è un cacciavite. Posso prendere il cacciavite? Che devo fare? No, non mi dire che devo trascinarlo con i piedi. Un attimo solo, con calma. Oh, ma sto giocando a pallone con un cacciavite. Muoviti. Clic sinistro, ma non va. Non va. Lo sto girando a vuoto. Campioni du mundo, il tiro del cacciavite. Ah, ma si poteva prendere con la E, sono un imbecille. Guarda, guarda, ok. Togliamo queste due viti. Fantastico, easy. Ah, adesso devo abbassarmi. Dai, voglio andare dalle seghe elettriche gigantesche. Posso prendere le rocce e lanciarle? Sì, ma dove devo lanciarle? Ah, sul pulsante gigante. Come si lanciano? No, come si fa? Per lanciare gli oggetti tieni premuto. È una menzogna. Ah, no, era vero. L'ho lanciato, sono un imbecille. Che ci devo fare con sta pietra? Me la tiro in testa? Aspetta, c'è una leva. Ti ho vista, maledetta. Volevi nasconderti da me. Vediamo che succede. È una pressa idraulica. Devo schiacciarmi, sì. Ma come faccio se la leva è lì e la pressa è qui? Quindi non devo usare la sega elettrica adesso. Magari è un secondo livello. Interessante. Ho capito. Devo lanciare la pietra sulla leva, attivarla e farmi schiacciare. Questa roba è geniale. Ok, alziamo la pressa idraulica, prendiamo la pietra, devo essere preciso. LeBron James, a posto. Ah, che spavento. Ma sono su un UFO? Sono diventato un alieno e devo trovare il modo per uccidermi per vincere. Fantastico, andiamo di bene in meglio. C'è una leva. Oh, sto girando. Che cosa sta succedendo? Devo girare, continuo a girare. Forse vomito e muoio di infarto. No, non credo funzioni così. Quello è il sole, forse devo darmi fuoco. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere altri episodi di questo gioco in cui lo finiamo e proviamo i livelli nuovi, quelli che hanno aggiunto con l'aggiornamento. Dove sto andando esattamente? Mi sto cacando un po' sotto. Ok, che sono l'alieno. Devo fare parkour. Parkour master. Oh no, oh no. E adesso pulsante rosso. Dove vedo pulsanti rossi, io premo. E basta girare, non ne posso più. Probabilmente devo spostare questo qui, saltarci sopra. Aspetta, perfetto. Ragazzi, stavo volando. L'avete visto anche voi? Questo lo butto giù. Perfetto. E devo risalire su, credo. Come faccio? Ah no, sono un imbecille. Posso usare questo? Perfetto, vieni con me. Lo sto spostando con il potere della forza. Fantastico, lo mettiamo qui. Formiamo una piccola scaletta. E adesso saliamo. Volando a quanto pare, perché sono un alieno, quindi ho anche i poteri. Non facciamoci domande, che è meglio. Perfetto. Con molta calma ho preso
premuto il pulsante, ha iniziato a girare tutto, quindi probabilmente devo continuare a far girare tutto, lì non posso andare. Devo ripremere la leva così da far esplodere qualsiasi cosa. Che cosa sta succedendo? Oh no. Oh no, ragazzi, devo premere la leva, non sto capendo perché inizia a girare tutto. Ah, ma c'è un'altra leva e va su e giù. Ho capito, devo buttarmi nel sole. No, aspetta, gira, gira, gira. E adesso vai, ragazzi. Sono un genio, dovevo praticamente schiantare la navicella nel sole. Let's go! E credo di essere morto. Oh, intrigante. Come in Indiana Jones devo rubare la statuetta dorata che si sta muovendo. Siamo sicuri che sia una statuetta. E lì su ci sono gli spuntoni. Ma questa volta la prenderò e mi schiacceranno per vincere. Cioè è tutto al contrario. Adesso devo solo capire come fare ad arrivare lì al centro. E là c'è nessuno. C'è uno scrigno. Sì, sì. Dammi lo scrigno. Dammi lo scrigno. Dammi i tesori. Dammi i tesori. Non li posso prendere. Datemi una chiave per favore. Qui c'è un grosso pulsante. Ok, mi ci metto sopra. Si apre il grosso portone, piano piano, e ci sono due pulsanti. Aspetta, forse posso spostare lo scrigno lì e premere il pulsante contemporaneamente. Ti prego, dimmi che così sarei un genio del male. Aspetta, maledetto potere della forza, lascia lo scrigno. Ok, andiamo. Ti devo trasportare, per favore, per favore, per favore. I controlli di questo gioco sono la cosa peggiore che io abbia mai visto. Vai, maledetto scrigno, guarda te che cosa devo fare. Tutto il giro, tutto il giro. Non è possibile, muoviti. Ci siamo quasi, che fatica. Guarda te, se per ammazzarmi devo fare tutto sto bordello. Vai su questo pulsante. Fantastico, sono veramente un genio del crimine. Si apre la porta. E dietro cosa c'è? Ci sono tre pulsanti. Ah, devo portare lo scrigno. Va bene, facilissimo. Ti prego, non dirmi che se lo tolgo si chiude la porta. Perfetto, non si chiude la porta. Vieni con me, sacro scrigno, che a quanto pare non serve a niente se non a premere i pulsanti. Ok, ti devo mettere su quello, vai. Corsa dello scrigno. Ok, perfetto, facciamo parkour. C'è una fionda. Perché ci dovrebbe essere una fionda? Proprio come su Minecraft. Piano, piano, ok, lui a quanto pare fluttua. Non è che si arrampica, lui vola. Dammi la fionda. No, non devi usare la fionda, devi darmela, brutto imbecille. Apritus cassum. No, non funziona neanche questo. Mi serve una chiave, ma non c'è nessuna chiave. Perfetto, ho appena trovato la chiave e ho capito a cosa serve la fionda. Perfetto, dammi la chiave. Possiamo aprire la cassa. Ok, un attimo. Un attimo. Oh, ah, che ansia. Ma è il teschio di Indiana Jones. Ma io stavo scherzando prima. Come lo tolgo dalla cassa? Un attimo. No, sono confuso. Ragazzi, devo togliere il teschio dalla cassa. Piano, piano. Piano, ok, mannaggia, mannaggia, ok, mamma mia che ansia però, figlio mio. Abbiamo aperto? Sì, finalmente, sono un genio, sono un genio. Però qui c'è una prigione, ti prego non dirmi che ci sono bestie sataniche. Non posso passare, devo usare la fionda per tirare la leva. Perfetto, ho capito tutto. Maledetta fionda, vieni qua che mi servi. No, tu con me non ci vieni perché mi metti ansia, maledetto teschio di Indiana Jones. Vediamo se ho capito, mirare. Sparare! Sono un genio, sono un genio. Questo gioco l'ho creato io perché sono troppo intelligente. E c'è un'altra chiave per una porta minuscola. Ma dove è volata la chiave? Ok, molto piano. Dove sono finito? No, il parkour no, basta! Parkour master! Parkour master, perfetto, bravo! Fluttua, vola! Bravissimo, vai, vai! Perfetto! E adesso... Stai scherzando, vero? Vabbè, nulla di più semplice per Parkour Master, vedi? Facilissimo, andiamo su questo. Ci giriamo di qua, vai. Perfetto, mamma mia. Guarda come sono bravo, ok? Ok? Piano, 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 sì, ce l'ho fatta. Devo andare in quella porticina. Ok, se cado adesso veramente mi spacco la testa contro il monitor. Vai, sei, ce l'ho fatta, è il momento di ammazzarmi. Oh, eccoti qua, mamma mia quanto sei brutto. Let's go. Sta vibrando qualsiasi cosa. Spuntoni, prendetemi. Sì, però, oh, a posto, sono morto? Sì, anche qui creano i cloni di Marcello. In questo caso è un Frankenstein gigante. Però più o meno siamo lì.
lì. Voglio attivarlo, voglio attivarlo. Immagino che esattamente come faccio per Marcello, io debba collegare questi cavi elettrici al cervello e poi attivare l'elettricità. Devo aprire questa porta. Fantastico. È esattamente come nel mio laboratorio degli esperimenti, però in grande. Effettivamente dovrei creare un Marcello gigante, sarebbe fighissimo. Vediamo. Sì, sì, è come Marcello. Devo attivare l'elettricità. Sì, ma non sta succedendo niente. Ok, ho visto un pulsantino. Mamma mia, è bellissimo. Anche qui hanno i laboratori delle torture. Ah, elettricità. Sì, risvegliamo la bestia. Però qua c'è un'altra porta. Ah, forse mi conduce direttamente dall'altra parte della testa. Ti prego, ti prego, voglio attivarlo. Voglio attivarlo. È come creare un Marcello. È la cosa più bella del mondo. Sì, sì, vai, mio piccolo Frankenstein. Pogonstein. E vi... Oh, mamma mia, che ansia. Va bene, aspetta. E là, tutto a posto. Allora, tu adesso devi ammazzarmi. Ok, che ti ho creato io. Però, esatto, mangiami. No, no, voi mi state prendendo in giro. C'è Super Mario. Ma che figata. Quindi io letteralmente sono diventato Super Mario. Sì, ma che ci devo fare con sti quadrati? Ah, posso usarli per fare una scaletta. Giustamente. Ok, posso prenderlo? Prendilo. Bravissimo. Ok, posso anche salirci? Easy. Facile, facile, facile. Però adesso dovrei riprenderli, no? Ma aspetta, posso usarne solo uno. Ma mamma mia, però, se sto gioco è buggato. E qui c'è una pianta morta. Sfigata, no? Aspetta, se fosse stata viva mi avrebbe potuto mangiare e io avrei già vinto, invece no. Devo fare il parkour perché gli piace vedermi soffrire, io non lo so fare. Mannaggia, mannaggia. Io là come ci salto, ok? Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, sono pazzo. C'è una Pokéball, ah no, è un fungo. Posso mangiare il fungo? Oh, fammi mangiare il fungo, per favore, mi sta fissando e mi mette ansia. Che devo fare con sta roba? Mi sono cacato addosso e diventata gigante. Ah, ho capito, perché questa non possiamo posizionarla sul bottone, ma se ci mettiamo il fungo diventa grande. Corri, 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 corri! Mamma mia, guarda, lo hanno riprodotto alla perfezione, ma è bellissimo. E là c'è nessuno, lì ci sono degli spuntoni e c'è il cappello di Super Mario. Credo che abbia fatto una bruttissima fine. E voglio farla anch'io. Qui c'è una freccia, devo scendere. Ah, avete capito? Lì c'è il tubo che ci spinge verso l'alto e ci fa colpire gli spuntoni. Però per arrivare al tubo servono 3 cubi. Perfetto. Niente di più facile. Ma dove li trovo 3 cubi? Vabbè, non fa niente. Io sono pazzo, posso volare. E probabilmente me ne bastano anche 2 se li posiziono bene. Vabbè, vabbè, proviamo. Cubi, dove siete? Mi servite tutti quanti, tutti e 3. C'è un altro funghetto, quindi probabilmente ci servirà. Vieni con me. Ah, ecco il primo funghetto. Resta un attimo qui che devo fare parkour. Ovviamente, come sempre, piano, piano. Mi serve il cubo, mi serve il cubo. Posso farcela? Facilissimo, facilissimo. Ok, il primo cubo ce l'abbiamo. Niente di troppo complicato. Ah, lì ho visto un pulsante dove probabilmente c'è già il secondo cubo. Vai, 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 vai. E c'è anche... il fungo. Ma allora che mi serviva quell'altro funghetto? Non ho capito. Fallo diventare gigante. Si apre questo e via. Prendo il cubo. No, no, sono un imbecille. Ah, meno male c'è l'ascensore. Meno male, mi stavo già cacando sotto fortissimo. Ok, io direi di provare un attimo con 2 cubi, perché magari buggando un po' il gioco riusciamo a farcela. Portiamo il primo e scendiamo anche col secondo. Mamma mia, però se è complicato. Ah, ok, ci sono. Allora, tienimi un attimo qua il primo, che vado a prendere il secondo. Dov'è che l'avevo lasciato? Ecco il secondo cubo. Con 2 cubi possiamo prendere il terzo. Ma secondo me è fattibile, o almeno credo. Di solito buggo qualsiasi gioco, quindi magari riusciamo a farcela. Comunque vai piano. Sì, devo metterli lì. Ok, qui dice che ne servono 3. Ma io sono il king. Ma se ci riuscissimo con uno, tipo, è impossibile. Fammi vedere. Ma se lo sposto mentre salto. Aspetta, aspetta. Forse posso buggarlo io. Salto e lo sposto. No, mi sa che non si può fare. Sarebbe fighissimo farlo con uno. No, no, ragazzi, non si può fare. Peccato. Proviamo con 2, perché secondo me è molto, molto fattibile. Io odio il parkour. L'ho già detto che odio il parkour con tutto me stesso. Maledetti salti, maledetti cubi, maledetto Super Mario. Ma perché? Ok, lo provo a mettere qui, tipo a scaletta. Ok, vai, vai. C'hai, ce l'ho fatta.
Fammi volare! Yeah! Finalmente un po' di meritato relax. Mi mangio tutti gli hamburger, sì. Buonissimi. Al prossimo video.